equità, quarta E, prima C e terza B. Sono Giacomo e la mia vita è come un flipper. Prendo il diario, lo apro, prendo il libro di matematica, studio, svolgo gli esercizi, le equazioni parametriche, le disequazioni di secondo grado, Pitagora, Euclide, problemi, poi latino. Un'altra versione,
frasi, proposizioni completive, indefiniti. Scienze, biomolecole, cellule, osmosi, trigliceridi. Infine storia. Carlo Magno, Costantinopoli, guerre, rivolte, 585, 672, 476, 572, Longobardi, 44. Italiano. Manzoni, Ungaretti, Saba, Rime, analisi del testo, Quartini, Sonetto. Sono spinto continuamente a desiderare cose diverse, a voler essere qualcuno, a voler mangiare qualcosa. Mi dicono di tifare, sorridere, profumarmi, giocare, viaggiare, comprare e risparmiare. Mi dicono cosa mi deve piacere, chi mi deve piacere, come mi devo vestire, chi votare, chi devo essere. Già, chi devo essere, non chi voglio essere. Di fermarci, di guardare, di ascoltare,
di ascoltare le inclinature della voce, i sussulti, di goderci le pose di genio in cui è esaurito tutte le battute pronte, insensate e stupide, ma comunque il coraggio di non abbassare lo sguardo e lasciar parlare i tuoi occhi. A volte mi sembra che ripetere a memoria sempre le stesse battute di sempre lo stesso copione, per paura che modificando una parola, un solo gesto, gli altri non riuscirebbero più a comprendere il mio discorso. Ehi, come stai? Quante volte facciamo questa domanda? Più per formalità che per interesse, molto spesso. La domanda esemplare per i nostri rituali inutili, che ogni giorno recitiamo da gran maestri consapevolmente. E se la domanda fosse invece: sei felice? Che rimpianti hai? Qual è il sogno che non hai mai avuto il coraggio di realizzare? C'è qualcosa che ci spiazza in queste domande. Come se all'improvviso bussassero alle porte del nostro intimo più sincero e non avessimo il tempo di coprire le nostre nude verità con un abito. Appena rompiamo l'automatismo, osiamo un'alternativa, corriamo un rischio. Il rischio di vivere davvero. Un topo.
fine quanto ho preso. Non ti curare dei voti, ma guarda e passa. Qui? Dove siamo? Qui siamo nel tuo emisfero sinistro. Sinistro. Qui è dove agisce il tuo io logico e razionale. In questa stanza, per esempio, è dove si radicano le tue opinioni, i tuoi pensieri, le tue convinzioni. Osserva. La mia insegnante di matematica è intelligentissima. Con lei capisco tutto. Tanto il bellissimo colore dei capelli. È bionda. È bionda? Si tinge. Va troppo spesso dal parrucchiere. Legge riviste di gossip. Non fa pensieri profondi. È stupida. Bionda, stupida, bionda, stupida, bionda, stupida, bionda, stupida, bionda, stupida, bionda, stupida. Beh, ripensandoci, la mia insegnante di matematica è stupida. Tutte le bionde sono stupide. Voglio sapere tutto, le tue compagnie, chi
¡Suscríbete!
Spazio! Io voglio tanto spazio! Per dolcissima muovermi ferita! Voglio spazio per correre, crescere, errare, saltare i fossi della divina sapienza! Spazio! Datemi spazio! Datemi spazio, che lancio un urlo inumano! Quell'urlo di silenzio, negli anni, che ho toccato con mano! E la mia vita è un flipper, perché la mia mente è un flipper, in cui sono lanciata, trascinata, colpita e lasciata cadere, senza che io possa farci niente. Sarà una giornata stupenda, è solo una sensazione, ma se io ne sono convinta, lo sarò. Nonostante sei ore di compito e interrogazioni, tutto funziona, tutto andrà alla perfezione. Non combinerò mai niente nella vita. Non importa se ogni cosa che faccio è un successo, io non riuscirò mai in niente, mai, 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 niente, niente. Ho bisogno di distrarmi, di avere gente attorno. Sono in discoteca, persone ovunque. Voglio solo che mi vedano, voglio essere il centro dell'attenzione. Mi scateno, ballo, non mi fermo nessuno. Mi viene da piangere, mi sento vuota. Io non voglio stare qui. Voglio stare da sola, seduta, a tenere gli occhi chiusi sulla mia vita. Litigo con tutti, ma in fondo sono solo semplici differenze di opinioni. Perché non chiedere scusa e fare pace immediatamente dopo tutto? Perché? Perché sono tutti degli stronzi, vogliono solo darmi contro, lo fanno apposta! Io lo so, io capisco come funzionano queste cose. Io posso capire le persone, posso capire il mondo. Mi sono innamorata. È così affascinante, così vivo, così complesso. La mia mente è un flipper, perché il mondo è un flipper. Delude, innamora, rassicura, colpisce, stupisce, abbandona, odia, ama. Esiste. E ciò che tralasciamo si rivela essere sempre la cosa sbagliata.
A volte gli obiettivi ce li mettiamo noi, altri ci vengono imposti. Ma dobbiamo fare una scelta, perché le frecce a nostra disposizione non sono infinite. Il vero obiettivo di quello che faccio, delle mie azioni, non è nessuno di questi. Incocco la freccia e tendo la corda a un solo scopo: tirare. Qual è lo scopo della vita? Vivere, scoprire i miei segreti. Ancora non so se e cosa o chi colpirò. Nessuno di noi sa se diventerà la persona che sogna di essere, se raggiungerà tutti gli obiettivi che si impone o che gli vengono imposti. Ma non dobbiamo diventare schiavi dei bersagli. Dobbiamo mirare attraverso ed oltre ad essi. Abbiamo una sola freccia. E solo sentendo la fatica per tenere tesa la corda e la mente sgombra, possiamo capire finalmente di dover tirare solo davanti a noi, di sorprenderci della traiettoria e dell'inaspettato.
stato? Era un brainstorming. Succede ogni volta che dobbiamo prendere decisioni difficili e non sappiamo cosa scegliere. I don't know how you feel.
sotto i lenzuoli ci sono i nostri ricordi che copriamo con la nostra dimenticanza. Aspetta,
e il cielo splendesse. Ma non splenderà mai tanto quanto. Thank you.
Ciao. Ciao. Dov'è Virgilio? Virgilio? Chi è? Io sono Beatrice. E questo è il tuo mistero. Se prima a dominare erano linee, forme, numeri, qui ci sono solo le tue emozioni. Sei pronto per tutto questo? Qui la razionalità non esiste. Niente matematica, sì! Esultanza! No! L'unica materia in cui avevo la sufficienza. Tristezza, tanta tristezza. No, mi bruceranno. E voi chi siete? I professori? Il preside? No! Sì, la tua. Con che cane ti prendo, eh? Non quello che mi fai! Non le oggi! Era la tua rabbia. Devi imparare a fissare, capisci? Fosse giusto lasciarti crescere da solo, autonomamente.
Avrei pensato fosse una follia venire con voi. E te ne sei andato. Non capisci che senza di te non c'è più niente che tenga davvero lei con me. E poi mi sono chiesto, ma se proprio doveva finire così, perché sei venuto? Potevi avvisarmi, avrei preso delle precauzioni, avrei evitato certe situazioni. E visto che sei arrivato, perché non me ne sono accorto prima? Perché non ho voluto evitarlo? E i miei amici, ovviamente, che per consolarmi, mi dicevano, ma sì, ma non ti preoccupare, l'amore tornerà. E io, no, l'amore non tornerà, è morto. E loro, ma sì, ma non ti preoccupare, l'amore tornerà magari per un'altra persona, per un'altra persona. E io che pensavo che veramente tu fossi un sentimento serio. Avete presente una di quelle emozioni? Forever? No, no, amore, è soltanto un fighetto che si fa bello quando la situazione è semplice, ma appena arrivano i primi problemi, allora no, ti nascondi, te ne vai. No, io non ti sto, sai che la ti dico, amore? Addio. Addio, amore. Vabbè, magari... diciamo... arrivederci. Sai che se non fa pratica rischio di non passare l'esame. Ma proprio oggi deve far pratica quando sapevi benissimo che dovevamo uscire insieme. Stai citando quella cosa apposta? Stai dicendo che è colpa mia? Lo sai quanto è importante per lei prendere la patente? Stai insinuando che non voglio che lei passi l'esame per pulire te? Se tu per una volta ti sforzassi di capire quali sono le sue priorità. Se tu ti sforzassi di capire che io sono sua madre e so benissimo che cosa è meglio per lei. Forza, capo! Grazie, per esempio, com'è? Di che la patente è più importante? Dai, 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 aspetti, tu dimmi che dico me! Io mi chiedo perché? Perché c'è così tanta rabbia da accecarci e da rendere muto tutto ciò che ci circonda? C'è un modo. Esiste un modo per liberarsi delle abitudini, dei conflitti irrisolti, delle parole superflue gridate. A volte, non vorreste anche voi prendere il volo, far tacere tutte queste voci, le voci di tutte queste persone che parlano, urlano, giudicano, senza ascoltare. Se sapessimo ascoltare, non sarebbe così difficile comunicare, con tutta la fatica che ci vuole per aprirsi e per mostrarsi con le proprie paure e debolezze. Servirebbe solo un po' di silenzio. E mi piacerebbe conoscere il silenzio, quello vero, non quello delle notti, sotto le coperte, della mattina presto, quando la città fatica a svegliarsi, no. Quello che aleggia, come un momento sospeso, come un attimo per calmare i pensieri, per ascoltare il proprio respiro e rendersi conto di non averlo mai ascoltato davvero. Silenzio non vuol dire solo non sentire nulla, ma anche ascoltare attentamente, perché è quando tutto tace che la più piccola cosa fa rumore. E allora siamo davvero forti se mettiamo nelle condizioni di essere ascoltato anche chi una voce forte non ce l'ha. E allora davvero basterebbero poche parole, ma ricche di significato. Che casino. Emozioni. Già. Hai cominciato un percorso, no? Che sembrava dritto, bello, illuminato, facile. Invece, adesso le cose cominciano piano piano a confondersi e a mescolarsi. Tutto diventa ancora più incasinato. Mi stai capendo, vero? No. Avevo dubbi? No.
centro, ma mi vergognavo a parlarci perché avevo paura che mi prendesse per matta. E quindi ho mandato Francesca a parlarci per me. Caro diario, oggi c'era un pallavolo, dovevo prendere la palla di palleggio, ma l'ho lasciata cadere perché avevo le scelle sudate. E non volevo che tutti se ne accorgessero. La tua scuola è tutto. Caro diario, divento nervosa quando parlo con le persone. Perché mi metto sempre le parole. Oggi, per esempio, volevo dire che bella giornata. E invece ho detto una frase incomprensibile. Giuro, volevo sprofondare. Caro diario, oggi prima di uscire di casa mi sono guardata allo specchio e mi sono detta: dai, non sei così male, potresti essere più brutta. Poi sono uscita di casa e ho visto ragazze 10.000 volte più belle di me. Sono tornata a casa. Caro diario, voglio buttarmi, cogliere l'attimo. Voglio essere la ragazza a cui, gli altri si appoggiano e non quella che si appoggia agli altri. Voglio avere il coraggio di dire: questa sono io, e se ho visto bene, ok, se non ho visto bene, ok comunque. L'importante è che io vada bene a me stessa. La prossima volta che ti scriverò, caro diario, sarà per raccontarti dei miei sogni e non più delle mie paranoie o paure. Arrivederci. Yo, some forest, Gump.
sei? Sì. Sono Forrest. Ma tu chi sei? Stupido, è più stupido Forrest. Comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo reale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E tu chi sei? E chi? Ma tu non sei umano! Ah, l'hai capito. So che mi stai chiedendo il perché tutto questo, ma non c'è modo migliore di spiegarti cosa succede qua dentro. Tanti incontri, senza spiegazione o nesso apparente, con l'unico scopo di conoscere e poterci conoscere meglio. Ecco, tu vorresti capire tutto, sempre e comunque, pur sapendo però che è impossibile poterlo fare. Io, meglio, noi, siamo l'impossibile, parte di quell'impossibilità. Perché siamo tutto ciò che non ti è concesso comprendere o controllare.
E non importa quanti salti mortali tu possa fare o quanti sforzi tu possa metterci, io continuerò sempre ad essere nascosto alla tua mente, ma comunque partecipe, persino quando dormi. Non siamo forse proprio come ad uno speed date? Non siamo come due personaggi in fondo troppo diversi che devono dirsi tutto in quel poco tempo che è la vita? Essere, non essere. È questo il dilemma? O forse il vero dilemma è essere entrambi? Però io mi sto già facendo ragionare e questo non è compito mio. Ci si vede, se ci va, al prossimo sogno. Sei tutto così confuso e mescolato. Se davvero non posso conoscermi in un fondo, io sono. Io te lo devo dire. Veglia, sono il tuo cervello. Non ne so io. Non ha senso quello che dici. Mi stai capendo? No. Infatti ci rimbalzi contro e senza nemmeno accorgersene ti fanno cambiare percorso. Oppure ci sono quelle persone che aspettano il momento giusto, ti fanno avvicinare e ti prendono al volo all'ultimo secondo, calcolando tempo, velocità e traiettoria della tua vita futura. Tutto ciò ha inizio quando vieni lanciato dentro questo gioco, questo flipper, che è la vita. Ti rendi conto di essere limitato e vincolato da porte che sono state chiuse da altri e fai fatica ad accettarlo. Fino a che non riesce a vedere che quelle porte chiuse sono i loro rimpianti. I loro consigli sono la nostalgia di ciò che non sono riusciti a fare e la speranza che tu possa farlo al loro posto.